Da Radio Speranza va ora in onda Unital Siamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara. Bentrovati radioascoltatori di Radio Speranza. Oggi qui con voi ci sono io, Marianna, dell'Unitalsi ovviamente di Pescara, ma qui con me c'è un ospite, sempre abruzzese, però che un po' più lontano dal mare, vero? Ciao Raffaele! In montagna, nell'entroterra montagnosa, via! Dove ti trovi? Io mi trovo all'Aquila, a casa mia. Bene, bene, grazie. Siamo rientrati ieri sera, tutto a posto. Grazie per essere oggi qui con noi e di un po' ai radioascoltatori, da dov'è che sei tornato? Allora, noi il giorno 13 siamo partiti per Lourdes e per Santiago di Compostela. Erano un paio di anni che questo nostro pellegrinaggio non si effettuava più, ovviamente capite bene tutti che era per il Covid. E noi siamo stati adesso in un numero abbastanza consistente, prima a Fatima e poi a Santiago di Compostela. Bellissimo. E c'era anche qualche persona, diciamo qualche amico in difficoltà o eravate solo volontari in aereo? No tesoro, di volontari eravamo pochini, perché su Fatima di volontari non ce ne sono molti. Di fratelli in difficoltà con la carrozzina erano tre e più una quarta persona che alla partenza non ha portato la carrozzina, però poi abbiamo visto che aveva difficoltà a deambulare, a camminare, e allora, dato che l'agenzia che organizza questi nostri pellegrinaggi di Fatima, abbiamo fatto portare la carrozzina e li abbiamo portati, abbiamo fatto il nostro meglio portandoli, e sono rimasti soddisfatti perché non abbiamo lasciato nessuno indietro. Dai, bellissimo. Guarda, io sono veramente, diciamo, anche un po' emozionata a farti le domande su Fatima, perché tutti conoscono l'Unitalsi per i suoi pellegrinaggi a Lourdes. Io a Fatima infatti ci sono stata, però diciamo per conto mio, quando vivevo a Lourdes c'era un aereo di linea molto conveniente, Lourdes-Lisbona, e quindi andai diciamo per conto mio. Con l'Unitalsi non sono mai andata e quindi mi piacerebbe sapere un po' cosa si fa, cosa c'è nel programma, insomma raccontaci un pochino, non lo so, una giornata tipo, diciamo una giornata... Allora... ti dico subito, il pellegrinaggio risulta nei confronti dei pellegrini e dei nostri amici che vengono per chiedere qualcosina nell'intimo alla Madonna, è gestito, e questa è la cosa più bella, io l'ho sempre detto, c'erano due sacerdoti. Per cui dalla mattina iniziavamo la preghiera, dopodiché ci si muoveva secondo il programma. I nostri sacerdoti, nei tre giorni che siamo stati a Fatima, Don Paolo e Don Francesco Martigano, Don Paolo della Marina, hanno concelebrato in ogni parte dove siamo andati, e più hanno celebrato alcune messe direttamente loro. Dopo che siamo andati diciamo al santuario della Madonna, lì abbiamo una guida che ci prende
Scusa se mi divago un momento sui tecnicismi. Anzi, no, no, anzi. Ecco, noi quando arriviamo troviamo una persona dell'agenzia di Lourdes, di Fatima, scusami, che ci aspetta, ci accoglie con un pullman che da Lisbona ci porta a Fatima e poi ci segue nei vari cammini. Non tutti i giorni sono uguali. Questa è la grossa differenza di Lourdes, perché la mattina in un giorno c'è la Santa Messa, nel pomeriggio per esempio facciamo dei giri intorno alla Basilica e dove la guida ci illustra quello che è stato il miracolo dell'apparizione. Il passaggio più bello e secondo me emozionante è la Via Crucis. È bellissima, infatti te la volevo proprio chiedere. A Lourdes per esempio ci sono i passi di Bernadette, che anche si camminava molto e si vedono tutti i luoghi, diciamo, storici, belli della santa. E lì invece mi ricordo questa bella Via Crucis che porta, correggimi se sbaglio, nel paesino dei pastorelli. E che la quanto cosa vuoi che... alla fine, sì. Bravo, che la cosa che più sorprende è che il paesino è veramente rimasto come all'epoca, cioè proprio c'è solo un barretto, ma è un paesino giusto? Sì, sì, è giustissimo e io, siccome sono parecchi anni, alcune piccole modifiche ci sono state, perché quelle case sono state acquistate dal santuario e le gestiscono loro, per cui se c'è durante l'anno da fare, poi l'hai vista, ricordi, erano tutti in pietra, tutti di un piano solo, le suore del santuario, il personale del santuario accudiscono, diciamo, fanno sì che queste costruzioni non periscono in malo modo. Certo, perché essendo che non ci abita quasi più nessuno... c'è quel po' di commercio, quelle 3-4, però ti posso dire una cosa, Marianna, che nonostante le difficoltà del Covid, i pullman con i pellegrini, forse in qualche caso... forse erano anche turisti, perché sai bene che a Lisbona arrivano varie navi da crociera, per cui molti poi fanno, perché sono circa 100 chilometri, anche il pellegrinaggio. Certo, anche solo per curiosità, certo, non solo per devozione. Ecco, c'è chi devozione, però io ho visto tante persone di altre nazioni che sono molto, ma molto, ma molto devoti. Bello. Ti direi, facendo negli anni un debito paragone, dico che hanno una fede, una devozione veramente grande. Poi, nel momento in cui facciamo la Via Crucis, a ogni stazione abbiamo pregato, il sacerdote ha fatto un po' di catechesi, siamo arrivati su alla cappella degli Ungheresi. Perché si chiama degli Ungheresi? Perché gli Ungheresi donarono i marmi dall'Ungheria e hanno fatto questa cappellina dopo l'ultima stazione della Via Crucis. Nel riscendere andiamo a visitare il leccio dove, scusate, la Madonna è apparsa, e quando la Madonna si è appoggiata su un ramo di questo lecce, si è visto che il ramo si è abbassato, come se qualcosa che aveva un peso si è appoggiato di sopra. Ma che bello, guarda, grazie. Perché questo non lo ricordavo, o non lo sapevo, non l'avevo visto. Veramente ti ringrazio, perché mi sento, cioè proprio ci stai trasportando lì a Fatima. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale,
una piccola pausa e poi ritorniamo insieme a te a ripercorrere un pochino di Fatima, ma anche di Santiago. Certo. A fra poco, carissimi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Bentrovati radioascoltatori di Radio Speranza, siamo nella puntata di Unitalziamo ed eravamo con un nostro amico barelliere dell'Unitalsi dell'Aquila che ci sta raccontando, fresco fresco di ritorno, il pellegrinaggio a Fatima e a Santiago di Compostela. Ci ha fatto veramente respirare un'aria bella di Fatima. Adesso invece ti chiederei qualcosina di Santiago, perché lì invece non sono mai andata. E magari anche tanti che ci stanno ascoltando adesso, di Santiago, che ti viene in mente, diciamo, come prima cosa da raccontarci? Allora, Santiago ha una parte, diciamo così, religiosa e una parte un pochino scenografica. La parte religiosa è rappresentata dalla tomba dell'Apostolo Giacomo il Grande, detto anche Rombo di Tuono, il vero apostolo di Cristo, che in un modo quasi romanzesco è approdato a Santiago. È una piccola tomba che si accede attraverso una scalinata molto piccola, e c'è la tomba con le ossa dell'apostolo. Prima si saliva anche sopra, c'era un piccolo passaggio per salire al di sopra, e c'era la statua che i pellegrini abbracciavano in senso di devozione. Ora, con il Covid, quella parte è stata chiusa, ma la cosa più bella, Mariana, è di vedere questi giovani, queste persone anche attempate, che arrivano dal cammino con i pendolini, con gli scarponi un po' rovinati, specialmente adesso perché hanno avuto qualche difficoltà durante il cammino, e arrivano
alla tomba dell'Apostolo, per poi finire, non finisce a Santiago, il cammino finisce a Finisterre. Bello. Tu capisci bene che il termine Finisterre era la fine della terra. Sì. Quando ce la facevano studiare, lì si mette l'ultimo timbro, l'ultimo sigillo sulla carta del pellegrino. Ora c'è anche la parte scenografica rappresentata da un grossissimo incensiere di argento che pesa attorno, prendi, diciamo così, con beneficio d'inventario, sui 60-70 kg, e è sospeso a mezz'aria. Questo viaggio non è stato messo in uso, almeno durante il periodo che noi siamo stati lì. Cosa succede? Durante la messa, a un dato punto, si mette l'incenso e 8 persone tirano in maniera coordinata in alto, in basso, in alto, in basso, questo grosso incensiere che prende il lato, siccome la chiesa è una chiesa a croce latina, prende il lato e prende una velocità, comincia ad oscillare, mi hanno detto intorno ai 60-70 chilometri orari. Però è proprio anche questo il problema, non sempre la mettono in atto, perché c'è da pagare un'assicurazione, perché metti che il canapo si sciocca, e lì succede un po' qualcosa che non è certo piacevole. Poi ti dico questo, di Santiago ovviamente noi abbiamo delle persone anziane, bene, la guida ha fatto fare a chi ha voluto a piedi gli ultimi 5 chilometri. Ah, dai, che bello, gli ultimi 5 chilometri del cammino, bellissimo. Sì, dalla collina dove è stato Giovanni Paolo II si scende, si attraversa Santiago e si entra fino ad arrivare alla piazza antistante la chiesa. Santiago ha tante chiese, oltre, diciamo, alla chiesa principale proprio, dove c'è l'Apostolo. È molto bella anche perché il sacro e l'architettura particolare si sposano proprio tra di loro. Non c'è uno stacco, non c'è qualcosa di, come dire, questa è la chiesa, questa, diciamo, c'è un'armonia. Sì, guarda, è molto bello. Ora che mi raccontavi di Santiago mi hai fatto tornare in mente che quando io lavoravo a Lourdes molti partivano da lì per il cammino. Sì. E negli anni in cui ho lavorato al santuario ne ho visti passare veramente tantissime di persone, dalle più giovani alle meno giovani, in tutti i modi, in bicicletta, con i carretti. Sì. Ed è stupendo. Una signora mi disse, mi colpì molto perché forse aveva l'età di mia nonna, veramente una signora abbastanza anziana comunque, che mi disse: guarda, io l'ho fatto tantissime volte, se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu, coraggio, guarda che un'esperienza bellissima. E mi ha fatto ricordare questo. E poi, nominando Finisterre, mi ha fatto pensare all'anno scorso, anzi è tuttora ancora in atto questo viaggio, di una ragazza che è partita proprio da Finisterre e sta arrivando a Betlemme. Ha percorso un cammino lunghissimo. Lunghissimo e atipico. Sì, diciamo, molto atipico, particolare, esatto. Esatto, l'ha fatto al contrario, è partita da Finisterre, è arrivata a Roma dal Papa e adesso sta per arrivare a Betlemme. Ed è una cosa bellissima perché mi ha fatto pensare tanto ad un messaggio che il Papa ha rivolto ai giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, che in realtà è un messaggio che non varrebbe solo per i giovani, secondo me. Cioè, lui l'ha detto a noi giovani, però io lo rivolgo un po' a tutti, che adesso spesso viviamo un po'
nella comodità del divano, con gli smartphone, diciamo sprechiamo tanto tempo. Invece il Papa ci aveva lanciato questo messaggio, che comunque resta sempre attuale, del metterci un paio di scarpe e di uscire. Di uscire e veramente percorrere strade che forse nemmeno mai avremmo immaginato, per scoprire veramente per incontrare nuove persone, per fare delle esperienze che veramente poi ci cambiano la vita, ci cambiano lo sguardo, no? Io ti volevo chiedere, invece, tu da quanti anni fai parte dell'Unitalsi? Io il primo viaggio l'ho fatto nel 97. Ah, penso. Era venuto a mancare da poco il mio papà. Ma io non ho difficoltà a confessare che non avevo una grossa forma mentale di essere un essere religioso, cioè nel senso andavo a messa la domenica, ma non è che frequentavo altro. È successo primo anno che sono andato, e questo l'ho raccontato anche a Monsignor Molinari, e io sono arrivato a Ventimiglia e ho detto adesso prendo il biglietto e me ne ritorno all'Aquila. Pensa un po'. Mentre pensavo tra me e me, perché non riuscivo a trovare una collocazione, un perché io ero lì, no? Allora è successo che mi chiamano che c'era un ragazzo che stava poco bene. E sono due fratelli autistici dell'Aquila. Quando io sono andato lì, sai, non è semplice fare un'anamnesi o una visita all'autistico, ti fa male qui, ti fa male lì, ma lui non mi guardava proprio. A un dato punto io seduto davanti, gli ho preso la mano. Nel prendere la mano, lui ha cominciato a guardarmi un po' così, quasi timido, e sorrideva e guardava fuori dal vagone ferroviario che stavamo ormai entrando in Francia e stavamo andando. Lì mi sono detto, ma forse la collocazione è questa. Ti ha catturato. Cioè, io ho pensato di non avere una collocazione su questo treno, e da lì poi, a parte un paio di anni, questi del Covid, eccetera, però ho fatto sempre i pellegrinaggi. Poi Monsignor Molinari volle che io portassi la croce dell'Unitalsi dell'Aquila per 10 anni, e in questo abbiamo fatto il nostro percorso, facendo pellegrinaggi, partecipando, non dico attivamente, ma quasi attivamente, a molte iniziative della curia dell'Aquila, con i frati di San Bernardino, i frati di Santa Chiara, e con i sacerdoti, abbiamo fatto questo percorso che è durato tutti questi anni. Bello, perché poi, come hai detto tu, un percorso in unione, in comunione, ecco, anche con i religiosi, con altri laici, insomma. Guarda, raccontandomi questa storia mi hai fatto venire in mente una frase che è stata detta a me da un signore mentre mi osservava fare servizio con delle persone disabili, tra l'altro proprio con una ragazza autistica, che mi disse, non so perché mi disse questo in realtà, però mi ha colpito molto, mi disse come frase: non avere paura, sono loro che hanno scelto te. E quindi sì, mi viene di riportarla anche a te questa frase, dopo che mi hai raccontato questo episodio bello. E ti ringrazio, perché purtroppo la puntata è andata agli sgoccioli, è stato veramente bellissimo e molto piacevole ascoltarti. Io ti ringrazio tantissimo e lascio i nostri radioascoltatori con qualche avviso. Vi vogliamo avvisare e ripetere che l'Unitalsi si incontra tutti i martedì pomeriggio in sede a via Ugo Foscolo a Pescara, con dei laboratori. Stiamo iniziando a fare dei lavoretti per Natale, e poi vi invitiamo tutti il 31 ottobre nella parrocchia di San Gabriele a Pescara alle 19 alla messa per i defunti, dove porteremo, accompagneremo anche tanti nostri amici diversamente abili. Esatto. Vi ringrazio, grazie mille di essere stato con noi davvero di cuore, e un saluto a tutti. Grazie.
Un abbraccio a tutti gli unitaziani abruzzesi, in particolare a quelli di Pescara che sono rappresentati in maniera così egregia da parte tua. E se mi è permesso di dire questa cosa, si sta lavorando per vedere se è possibile fare un pellegrinaggio il 7, l'8 dicembre a Lourdes. Dai, grazie, grazie veramente di cuore. Non so se ci riusciamo, però stiamo lavorando. Dai, speriamo, dai, invitiamo i nostri radioascoltatori. Grazie, grazie ancora, a presto. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara.